pasito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144. Ed eccoci che partiamo per questa nuova avventura, un nuovo 60 News dove approfondiamo, aggiorniamo, ci tratteniamo con un ospite, anche più d'uno questa sera. Associazione Udicon, che significa Unione Ecco per la difesa del consumatore. Qual è lo scopo principale? Quello di difendere i diritti dei cittadini, ecco, in qualità di consumatori, di fruitori di servizi pubblici e privati. Chi è il signore che avete già inquadrato? È il commissario regionale dell'Udicon ed è Nico Iamundo. Benvenuto in trasmissione. Grazie. Ovviamente qui c'è da fare tutta, insomma, la storia, dire tutto quello che fa, perché insomma sappiamo la burocrazia italiana, gli attacchi che abbiamo, parlo in qualità di consumatore in questo caso, non di cronista, gli attacchi che abbiamo quotidianamente. È una trasmissione questa molto interessante, seguiteci cari amici, perché sicuramente verranno fuori tanti di quei consigli utili, di cose spicciole quotidiane di cui siamo tutti quanti investiti, e anche voi. Quindi parliamo subito, ma intanto facciamo una premessa parlando delle attività, ecco, per sommi capi le attività. Buonasera, innanzitutto grazie per l'invito che ci avete proposto. Sì, l'associazione Udicon ormai è presente sul territorio nazionale da circa 10 anni e ha lo scopo principale appunto quello riconosciuto nella legge del 30 luglio del 98, la numero 281, dove identifica sostanzialmente il consumatore come quella parte debole nei confronti di alcuni colossi che possono essere il settore della telefonia, il settore dell'energia e quant'altro. Noi ci proponiamo senza alcuna pretesa di andare a tutelare e a appunto difendere quei diritti che quotidianamente, come giustamente diceva prima lei, il consumatore si vede vessato in sostanza, da quello che è il concetto di una clausola vessatoria su un contratto, la possibilità di accedere alla possibilità di erogazione di un mutuo e quindi di tassi usurai. L'obiettivo della nostra attività sostanzialmente vanta un'arma, che è quella dell'informazione. Quindi noi puntiamo sostanzialmente sul poter informare il più possibile e quindi dare consulenze, assistenza, fornire scudi al consumatore, assolutamente protezione. Sì, assolutamente sì, proprio in questi in quest'ottica, per poter rendere sempre il consumatore più consapevole, in sostanza per robustire le spalle quello, al consumatore, è certo, quello, sì, è quello, in maniera che possa far meglio fronte a tutte le insidie quotidiane che abbiamo. Sì, ed è radicato tutto il territorio nazionale. Noi tra poco avremo Denis Nesci, che è il presidente nazionale, ma avremo altri rappresentanti autorevoli di questa associazione calabresi. Dunque, ci sono dei progetti, so che avete tantissimi progetti. Sì, ecco, abbiamo anche qui parlare dei più importanti. Sì, assolutamente, abbiamo una serie di attività in corso, di appunto progetti
progetti in corso. Noi siamo stati anche riconosciuti da qualche anno come ente terzo settore, quindi un ente di promozione di attività sociale, e sostanzialmente ci andiamo a spendere. Proprio ieri abbiamo avuto in simultanea in tutto il territorio nazionale, nonché appunto sul territorio calabrese, proprio all'ospedale di Locri, per menzionarne uno, nonché all'ospedale di Reggio Calabria, sì, Corigliano Rossano, abbiamo avuto un incontro portando il nostro paladino, perché noi abbiamo, da una brillante idea del nostro presidente nazionale, istituito il paladino dei consumatori, che è Capitan Uticon. Questo paladino dei consumatori che cosa fa? Cerca di tutelare, perché il consumatore non ha una fascia d'età, sì, parte dal più piccolo sino ad arrivare ovviamente ad un'età. Mi perdoni, importante, dottore Iamundo, perché abbiamo il presidente, sì, nazionale, il suo presidente, il nostro presidente nazionale, Denis Nesci, che saluto. Ci sente, dottore Nesci? Sì, salve. Buonasera, benvenuto in trasmissione, presidente. Guardi, noi abbiamo appena cominciato con, conoscerà benissimo Nico Iamundo, il commissario regionale di organizzazione, ma piuttosto ecco regionale, ma a livello, già che ci siamo, continuiamo col parlare di organizzazione per grandi linee. Quella nazionale com'è? Lei c'ha un ufficio, c'ha una sede, sta in un posto particolare, ha quanti collaboratori? Ecco, com'è organizzata l'Uticon a livello nazionale? Allora, noi abbiamo una sede centrale che sta a Roma e abbiamo 500 sportelli su tutto il territorio nazionale. Abbiamo più o meno una quarantina di dipendenti, circa 600 tra avvocati e collaboratori. Presidente, mi sente? Diciamo, allora prego di alzare un attimino in studio, così sentiamo meglio e possiamo meglio interloquire con il Presidente, che mi parla invece dell'organizzazione calabrese e dei suoi referenti regionali. Quali sono, ecco, l'organizzazione calabrese? L'organizzazione calabrese, presumo che il commissario Iamundo abbia già ampiamente detto, ma... No, abbiamo appena cominciato, Presidente. Ah, ok. Allora, noi abbiamo, il commissario Iamundo, che rappresenta un po' tutta la regione Calabria. Tutte le province sono coperte con i riferimenti provinciali, a Reggio Calabria nella fattispecie c'è Pozzo, sì, e poi abbiamo una quarantina di sportelli che stanno su tutto il territorio regionale. Senta, con più o meno, sì, una trentina, poi mi correggerà se sbaglio, di volontari del servizio civile, ragazzi tra i 18 e i 29 anni che fanno servizio civile nelle nostre strutture calabresi. Senta, già che c'è, le voglio chiedere, ecco, quali attenzioni come sono per il governo centrale per la Calabria? Non l'ho sentita, sì, sì. Le attenzioni del governo, quali attenzioni del governo centrale per la Calabria? Lei tocca un aspetto molto dolente, perché vedo poca attenzione per la Calabria dal punto di vista dello sviluppo, dal punto di vista della sanità, dal punto di vista delle infrastrutture, di possibilità della Calabria di far valere sotto l'aspetto lavorativo la potenzialità che ha. La Calabria purtroppo a livello governativo centrale, ma non solo a livello governativo centrale, direi anche a livello regionale, purtroppo ha preso una discesa che ci colloca all'ultimo posto delle regioni tra quelle nazionali e anche quelle del sud, diciamo, purtroppo all'ultimo posto, sia per quanto riguarda la sanità, sia le infrastrutture, sia l'occupazione, nonostante abbiamo, ritengo, le potenzialità per poter essere da traino. Certo, sotto quali aspetti, per quali tematiche siete particolarmente sollecitati dai consumatori? Mi faccia un figurativo podio delle enormi problematiche che ha questa terra. Allora, di norma i consumatori ci contattano per tutte quelle che sono le tematiche legate al consumo, problematiche con le bollette, problematiche con sia telefonia che energia. Ma nell'ultimo periodo, diciamo nell'ultimo biennio, sono stati particolarmente sollecitati su tematiche che sono poi di sensibilità comune regionale per quanto riguarda la sanità, le infrastrutture in maniera particolare. In quest'ultimo periodo, per quanto riguarda i rifiuti, perché mi pare che molte città, molti paesi della Calabria sono sommersi di rifiuti, e quindi è un problema che ci trasciniamo un po' da troppo tempo e non si trova una soluzione.
Prima che andassimo in onda mi hanno consegnato i referenti regionali che qui sono ospiti questa sera un libro, Modelli decisionali e comportamenti di acquisto. Leggo che c'è anche il suo nome, è appunto uno dei scrittori di questo libro. Mi può parlare dei contenuti? Sì, diciamo questo è un libro dove ho voluto portare all'attenzione dal tema congressuale che era quello del 2018, l'attenzione focalizzata soprattutto ai consumatori nell'ambito delle decisioni. Noi tutti, penso pure lei, nel momento in cui si affaccia su una qualsiasi piattaforma online, su un qualsiasi sito, sui social, è bombardato di continui messaggi promozionali, riescono a essere molto tarati soprattutto sulle ultime ricerche che lei fa, e quindi le propongono dei prodotti similari e quindi influenzano molte volte le decisioni dei consumatori, spesso traendoli in inganno, perché alla fine ci troviamo con siti che non sono sicuri, e quindi la sollecitazione, il bombardamento di messaggi di marketing che ci portano a cambiare spesso le decisioni e spesso anche il prodotto, poi ci può anche portare a delle scelte sbagliate dal punto di vista del fornitore. Quindi questo in linea di massima è quello che abbiamo voluto evidenziare nel testo che lei ha davanti. Certo. Giusto questo intervento per un saluto, Presidente, poi tante tematiche le approfondiremo con gli amici in studio, dove più possibile, meglio, con più agio possiamo interloquire. Ma un'altra battuta la desidererei, Presidente. Guardi, prima abbiamo parlato di governo centrale, delle attenzioni e anche delle possibili insidie da determinate attività. Guardi, noi abbiamo anche il consulto regionale da qui a qualche tempo, a poco tempo. Ecco, mi faccia capire sul suo pensiero, ecco, qui c'è un cantastorie, ad esempio, c'è un cantastorie che che dice qui si campa d'aria, ma Presidente, bisogna un po' cambiare quest'aria. Che aria nuova occorrerebbe per questa regione, secondo lei? Guardi, io penso che necessariamente il capitolo del governo di centro-sinistra per la Calabria sia un capitolo che deve essere chiuso. Bisogna riscrivere un capitolo nuovo, bisogna scrivere un capitolo che parla di temi importanti come, ripeto, le infrastrutture, il lavoro, la sanità soprattutto, l'agricoltura, il turismo. Io penso che serva alla Calabria una struttura governativa che abbia delle qualità importanti, che abbia soprattutto la voglia di mettersi in gioco e mettersi a disposizione dei calabresi. Dobbiamo tutti noi, io penso, da cittadini calabresi, avere l'orgoglio di dimostrare qual è la vera faccia della Calabria. La Calabria non può essere questa, la Calabria è senza dubbio opportunità, è senza dubbio una terra meravigliosa, è una terra baciata dal sole, che allo stesso tempo si affaccia sul mare e sulla montagna, e deve da questo trarne benefici. Io spero e mi auguro che i calabresi possano dare a questa terra, soprattutto alle persone che individueranno, un mandato chiaro, cioè noi in questi 5 anni che verranno vogliamo rinascere, vogliamo ricostruire la Calabria e vogliamo partire soprattutto dal trattenere le tante figure, tanti soggetti, tanti ragazzi che professionalmente sono validi nella nostra terra, perché se facciamo partire tutti quelli che sono i cervelli che la Calabria ha nella propria terra, questa terra purtroppo diventa resterà abbandonata a se stessa. Io però le chiedo, prima di concludere, io voglio fare solo un ringraziamento in maniera particolare e anche con l'occasione per un po' pubblicizzare un'iniziativa. Prego. In maniera particolare, che è quella che abbiamo fatto ieri. Noi ieri, grazie a Iamundo, grazie a Poz, ma grazie anche a tutti i collaboratori che sono disponibili sempre a sposare delle tematiche importanti come le tematiche sociali, siamo andati negli ospedali pediatrici di tutta Italia, ma soprattutto in Calabria, abbiamo toccato quasi tutte le province, andando a trovare i bambini nei reparti pediatrici e provando a regalare un sorriso, perché io sono convinto che queste, diciamo, iniziative possono non alleviare un dolore, perché il dolore di una malattia, il dolore di una famiglia, il dolore di un padre e di una mamma che vedono il proprio figlio sofferente non può essere alleviato con delle piccole iniziative, ma senza dubbio può regalare un sorriso. E io sono stato testimone oculare
di questa iniziativa fatta su Roma, al Policlinico Umberto I, da parte di un genitore che si è avvicinato e in silenzio mi ha detto: mio figlio è da almeno 3 mesi che non lo vedo sorridere. E grazie a questa vostra venuta, attraverso anche la nostra mascotte, il nostro capitano Udivan, abbiamo regalato un sorriso. Non abbiamo fatto niente di straordinario, senza dubbio, ma sono piccoli gesti che possono alleviare e possono, senza ombra di dubbio, far capire a tante famiglie, a tante persone che esiste un'associazione a tutela dei consumatori, ma che è un'associazione prontamente devota all'attività sociale. Come l'attività che stiamo portando avanti dal punto di vista della sicurezza stradale, oggi sono stato a Teramo, contemporaneamente c'è anche a Salerno un convegno sulla sicurezza stradale, oggi c'erano quasi 500 alunni, continueremo su questa strada perché l'informazione è la migliore delle medicine. Noi non siamo un'associazione a cui piace intervenire dopo, a noi piace intervenire prima. A noi piace prevenire e informare la gente, solo così si risolvono i problemi e si dà vera consulenza alle persone. Ed è quello che stiamo facendo anche questa sera con lei, che ringrazio, mi complimento per le attività che poc'anzi ha esposto e grazie per essere stato con noi, Presidente Denis Nesci. Grazie a lei, grazie agli ascoltatori e grazie in maniera particolare ai miei due validissimi collaboratori. Che ora continuiamo a sentire, grazie Presidente, che ora continuiamo a sentire, ecco un altro aspetto particolare, adesso un po' appoggerei il piede sull'acceleratore perché adesso abbiamo un bel po' di argomenti e tra l'altro seguiranno a Iamundo altri autorevoli esponenti regionali dell'Udicon. Allora, il servizio sociale è un'opportunità importante che date, Iamundo. Servizio civile, sì, assolutamente. Servizio civile, scusi. Assolutamente sì, noi annualmente, mi aggancio alle parole del Presidente nazionale, il quale sosteneva un peccato la fuga dei cervelli in sostanza, o di questi nostri conterranei che purtroppo cercano di trovare un lavoro altrove. Attraverso il servizio civile è un'esperienza lavorativa di volontariato, prettamente di volontariato, però è una occasione che viene offerta dalla nostra associazione per far sì che i giovani dai 18 ai 29 anni si possano affacciare su quelle che sono appunto le tematiche del consumo, quindi hanno a che fare e si relazionano quotidianamente con una molteplicità di persone che si affacciano nei nostri uffici e, come giustamente osservava il Presidente nazionale, ci danno una grossa mano anche a livello organizzativo per tutta questa serie di eventi che vengono portate a compimento sul suolo nazionale. È una grande ed importante risorsa e quindi ci crediamo in questi progetti. Non so se ho fatto in tempo a vederlo, se è andata l'immagine solo di Nesci, non abbiamo fatto vedere il libro, eccolo, il volume è perfetto, sì, quindi l'avevamo forse fatto vedere anche prima, sì, il libro appunto a firma pure di Denis Domenico Nesci. Allora, qui abbiamo tantissimi aspetti negativi, cioè attacchi, come dicevo, insidie che vengono da un lato o dall'altro. Ecco, la rete viaria, mi sovviene sta argomento, questo tema adesso. Come tocca, siamo messi? Tocca un nervo scoperto. Sostanzialmente la nostra attività è prettamente quella di segnalazione e quotidianamente, sembra quasi ripetitivo dirlo, ma è realmente ciò che facciamo. Grazie a tutti gli sportelli che sono presenti sul suolo calabrese e sono infinite le segnalazioni che noi andiamo a porre all'attenzione della prefettura, all'attenzione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla Regione Calabria, con la quale cerchiamo appunto un dialogo serrato e costante proprio per far sì che la rete viaria, che è un diritto anche quella dei calabresi, debba essere ovviamente nelle condizioni più ottimali possibili. Non è pensabile che la rete viaria possa influire su quelli che sono i consumi sostanzialmente anche in Calabria, perché sembrerebbe sciocco pensarlo, ma un calabrese non andrebbe mai a fare un acquisto di un'autovettura nuova per metterla su una strada del genere, quindi quello si ripercuote su una serie di attività che danno luogo poi a delle problematiche di lavoro e quant'altro, ma noi cerchiamo da questo punto di vista di seguire, di tutelare i cittadini anche attraverso
attraverso le nostre segnalazioni, qualora subiscano un danno, quindi per una mancata visione di una buca, e sappiamo le lungaggini burocratiche quelle che sono, all'interno delle nostre strutture il cittadino calabrese può trovare un appoggio tranquillamente. Stiamo leggendo appunto i contatti. Sì, sì, sì. Siamo, è possibile chiamare. Può trovare ancora un appoggio giustamente per far sì che venga seguito su quelle che sono le possibilità di un eventuale risarcimento del proprio autoveicolo. Ma come diceva giustamente il Presidente nazionale, la nostra è più un'attività di prevenzione, perché purtroppo è complicato ed è difficile parlare dopo che avviene il danno, quindi noi cerchiamo di sollecitare le istituzioni che spesso e volentieri ci danno diciamo un positivo riscontro, e notiamo attraverso anche i nostri social, sulle pagine appunto dell'Udico regionale, sì, ci danno riscontro delle attività che loro stesso fanno, ma questo non basta, perché purtroppo la Calabria da qualsiasi punto di vista è vessato, sia dal punto di vista dei trasporti, non da poco sono le battaglie che sono state fatte negli anni per gli aeroporti, per l'aeroporto su Reggio Calabria, l'aeroporto di Crotone, tutte queste tematiche sono quotidianamente a banco e noi le andiamo a discutere chiedendo tavoli tecnici e di confronto. Io vediamo un numero di telefono, voi ci faceva cenno ovviamente, ma non deve essere il Presidente giustamente, io chiedevo soltanto un quadro generale, certo, ecco, anche degli sportelli, degli uffici, delle sedi anche, certo, regionali, ora me ne parla meglio il commissario. Assolutamente. Per esempio, sì, a quel numero chi risponde? A quel numero è proprio il numero. E quando posso chiamare, a che ora, eccetera eccetera? Quello è proprio il numero della sede regionale che si trova appunto in Reggio Calabria, e troverà disponibilità di risposta dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, certo, ma seguendo sul sito, perché vedo in sovraimpressione anche, sì, il sito, il indirizzo, sito della Udico Reggio Calabria, potrà trovare la miriade di sedi che noi abbiamo dislocate su tutta la, certo, provincia, certo, certo. Quindi qualora dovesse interfacciarsi con noi un utente di Cosenza, voi siete ampiamente radicati, mi pare che quasi in ogni comunità ci sia, abbiamo un quasi ufficio, qualcosa, 480 sportelli in tutta Italia sul suolo nazionale, sì, è preponderante la presenza anche in Calabria, ma quasi in tutte le regioni, bene, quindi attraverso anche il sito nazionale che è appunto www.udicom.org potreste tranquillamente cercare la sede, certo, più vicina, certo, assolutamente. Commissario, noi abbiamo una puntata a disposizione perché i problemi sono talmente tanti, una miriade, insomma dovremmo fare una puntata, però uno grosso c'è. Anche perché arrivando vediamo ci sono questi centri di scommesse, ce ne sono, insomma, già a fare 100 metri ne incontriamo un sacco diversi, e vediamo tantissimi anche giovani purtroppo, no, che vanno lì e spendono ore e ore del pomeriggio e spendono anche dei soldi, tanti soldi. Ecco, il problema della ludopatia. È vero, purtroppo la ludopatia è uno specchietto per le allodole. Che cosa è successo? Noi l'anno scorso abbiamo intavolato una battaglia con un grosso colosso bancario, portando in campo una iniziativa proprio nei mesi di agosto, andando sulle spiagge, andando per le piazze, andando proprio avendo il contatto con il cittadino calabrese, abbiamo messo in campo la raccolta firme, perché questo colosso bancario pretendeva o voleva istituire la possibilità di installare degli ATM, quindi la possibilità del prelevatore automatico presso i tabacchini. Sì. In sostanza quello è dal, dal nostro punto di vista, per me lo conferma, di queste cose. Me lo conferma, perché ciò dava l'input nel momento in cui finiva la disponibilità, la liquidità appunto nel portafoglio, di poter prelevare. Certo. Noi abbiamo presentato all'allora ministro Di Maio, il ministro del lavoro, ministro Di Maio, certo, abbiamo presentato le nostre miriade di firme, abbiamo raccolto ben 15.000 firme circa. Ebbene, quella battaglia è ancora in discussione, ma è stata fermata. Ad oggi gli ATM non sono attivi presso le ricevitorie o i tabaccai calabresi, ma era anche a livello nazionale. Quella l'abbiamo sentita nostra, perché purtroppo, come parlavamo, certo, prima, il lavoro in Calabria non è una, sì, non va per la maggiore, per questo, quindi sì, diciamo è principalmente vessata anche da questo punto di vista la Calabria. E quindi noi abbiamo, ecco, ci si ammala, diventa la diventa, diventa una patologia, diventa, sì, una patologia, sì, purtroppo con conseguenze abbastanza gravi, non solo per il, chiamiamolo, ludopatico, per la persona che è affetta da questa patologia, perché è una patologia, è inutile girarci attorno, sì, ma anche per la famiglia, per il nucleo familiare che, certo, certo, ci sta accanto, quindi ha delle ripercussioni notevoli su tutto il nucleo familiare.
Molto bene, allora guardi, noi abbiamo proprio adesso una clip che ci presenta l'aspetto anche nazionale, il problema della ludopatia viene trattato appunto in questa clip. Io ringrazio Nico Iamundo, commissario regionale Udicon, e poi ci sentiremo anche da qui a qualche momento con altri referenti regionali. Grazie a voi. Grazie a voi. Clip. Questa settimana noi dell'Udicon Emilia Romagna stiamo affrontando il tema del gioco d'azzardo patologico. Il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare ed informare i cittadini su una problematica che ad oggi costituisce una vera e propria piaga della società contemporanea. Il nostro intento è quello di contribuire, seppur in minima parte, al calo di questo fenomeno sociale. Attraverso interventi televisivi, interventi radio, pubblicazioni web, questa settimana stiamo infatti cercando di dare consigli utili su come poter affrontare questa malattia e su e comunque per dare un sostegno concreto a chi ne soffre. E il gioco d'azzardo patologico è un disturbo che si trova nel manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali e perciò considerato una vera e propria patologia psichiatrica. Si tratta di una malattia che non colpisce solo la persona che ne soffre, ma coinvolge tutto il nucleo familiare, creando delle conseguenze gravi anche a livello psicologico ed economico. E chi soffre di questo disturbo, chiamato anche ludopatia o gioco compulsivo, è incapace di resistere al desiderio di scommettere e il gioco diventa dunque un pensiero fisso e si sviluppa un irresistibile desiderio di continuare nella speranza di vincere o di guadagnare i soldi persi. E se parliamo di fasce d'età, la maggior parte dei giocatori patologici si colloca nella fascia d'età che va dai 20 ai 50 anni. E gli uomini sono più propensi a giocare d'azzardo rispetto alle donne e a sviluppare questa dipendenza. Le donne invece sono meno attratte dal gioco d'azzardo e nel caso sviluppano questa dipendenza in età più avanzata. La ludopatia, problema grossissimo, abbiamo così fatto una cernita, abbiamo cercato un po' di filtrare le cose più impellenti, imponenti, problemi più gravi di cui siamo investiti ogni giorno. Domenico Rottura, eccolo inquadrato, responsabile organizzativo Udicon Calabria. Salve, grazie. Senta, noi a proposito di attività, con chi l'ha preceduta, Iamundo, abbiamo cercato un po' di parlare di qualcosa, ovviamente non si può parlare con tutti di certo, tutto, ecco, però insomma cerchiamo un po' di filtrare appunto le attività essenziali più importanti. Quali sono queste attività? Allora, come attività che si sente di menzionare in questa sede? Io vi parlerò di energia, telefonia, voli e Trenitalia. Iniziamo con energia. Sì. Noi come Udicon abbiamo un progetto che si chiama Progetto PQS Diritto e Viva Voce. PQS Bolletta Energia, che significa? È praticamente il progetto che ha l'obiettivo di rendere i consumatori più consapevoli per quanto riguarda la materia di energia, elettrico, gas e idrico. Sì, che maniera? Il progetto è finalizzato a informare i consumatori sulla leggere la bolletta. Leggere la bolletta sta diventando un problema, perché comunque la bolletta, come ben sa, è composta da voci che quando la va a leggere uno non capisce. È un problema perché ci sono delle omissioni o c'è qualcosa di incomprensibile? No, non si capisce il retro della bolletta, che sarebbe proprio la parte principale, cioè nel senso i consumi, sì, che possono essere comunque anche alcune volte anche prescritti. Che cos'è la prescrizione? Alla fine dei conti molte società elettriche tendono a fatturare dei consumi risalenti a più di 2 anni. Con la nuova legge di bilancio 2018 i consumi sono prescritti dal primo gennaio 2018 per quanto riguarda l'elettrico, dal primo gennaio 2019 per quanto riguarda il gas e saranno prescritti dal primo gennaio 2020 per quanto riguarda l'idrico. Un altro problema che noi troviamo nelle bollette sono i consumi stimati. Alcune volte noi non ci rendiamo conto, ma nelle bollette sono presenti dei consumi stimati. Significa che praticamente loro, la società, stima più consumi di quello che veramente ha segnato il contatore. Sì. Quindi sa benissimo che comunque andremo a pagare una somma più elevata, certo, rispetto comunque a quanto veramente è fatturato.
Un altro problema è la sostituzione del contatore, del misuratore. Alcune volte noi magari chiamiamo... Io conosco tante di quella gente che paga comunque per evitare problemi, eccetera, eccetera, però attenzione, sì, perché se c'è lo sportello, Udicon, insomma, sì, anche perché insomma frenare anche questo ecco, sì, anche perché comunque questa tendenza che insomma deleteria. Sì, anche perché comunque sono da noi, nei nostri uffici, nei nostri sportelli vengono comunque persone anziane che non riescono a leggere una bolletta, ma hanno paura del distacco della fornitura e vanno a pagare ugualmente. Quando io parlo, mi riferisco alla gente che può pagare, poi certo, ovviamente quello è un altro settore, un altro aspetto, quelli che non possono pagare, quello è un problema ancora più grave. Là c'è un problema un po' più grave, perché comunque vanno incontro a un distacco di fornitura, quello certo, comunque certo, potrebbe creare dei problemi ad una famiglia con dei bambini piccoli, ma non solo a loro, ma anche degli anziani. A chiunque. Per quanto mi riallaccio al discorso che stavo facendo, per comunque tutti i consumatori che non possono pagare. Noi non siamo aggiornati sul fatto, da noi vengono, nei nostri sportelli vengono degli anziani o delle famiglie che comunque hanno un reddito inferiore agli 8.107 euro, certo, 50 precisamente, e non sanno che possono attivare un bonus, il bonus energia. Cos'è il bonus? Il bonus energia è uno sconto in bolletta. Sì. Per tutte quelle famiglie che hanno un reddito, un valore ISE non superiore a 8.107,50 euro, non superiore a 20.000 euro per quanto riguarda le famiglie con più di 3 figli a carico. Abbiamo anche, si possono attivare anche dei bonus energia per quanto riguarda comunque delle persone allettate che comunque vanno ad utilizzare dei respiratori polmonari, comunque delle apparecchiature che servirebbero a loro per sopravvivere, però certo, attaccati alla rete elettrica. Certo. Loro potrebbero richiedere un bonus che è uno sconto in bolletta. Sono soltanto alcune delle informazioni utili, utilissime. Sul sito è possibile apprendere quanto più possibile, o se avete qualche sospetto, avete qualche dubbio, ecco, chiamate appunto agli uffici, perché un po' amichevolmente si può dialogare. Sì, una consulenza comunque si fa sempre. Tranquilla, c'è tanta disponibilità. Sì. Senti, invece altre insidie dalla telefonia arrivano. Dalla telefonia, che alla fine dei conti è come... A cosa dobbiamo stare attenti? Sì, la telefonia è come l'energia. Noi abbiamo, nella telefonia si trovano anche dei problemi, che poi sono comunque problemi di tutte le famiglie, perché chiunque adesso ha un telefono fisso, una rete internet alla fibra. Sì. Quello che si può comunque trovare nella fatturazione telefonica è la mancata portabilità, nel senso, io sono prima un precedente gestore, sì, mi ha cambiato le condizioni contrattuali, mi dice ok, puoi andare ad altro operatore, io cambio operatore. In quel momento che io cambio operatore, trovo la fatturazione sia del vecchio, della vecchia società telefonica, sì, che la nuova società telefonica. Quindi ho due fatture, per questo si chiama doppia fatturazione, perché ho due fatture, quindi non pago doppio. Pago doppio, nel senso, un servizio che poi è usufruito solo da una società. Un'altra problematica che sta tenendo banco è la fatturazione 28 giorni. Ecco, sì. Molti consumatori vengono nel nostro ufficio per la fatturazione 28 giorni. Lì è un problemino, perché ancora le società non si sono espresse. Oddio, dovrebbero fare dei rimborsi in automatico, ma questo ancora non è avvenuto. Non avviene. Il problema sorge quando, perché la fatturazione 28 giorni si riferisce al periodo da aprile 2017 a giugno 2018. Mm-hmm. Il problema sorge proprio quando magari in questo periodo avevo una fornitura, un'utenza telefonica con una società, ora comunque ho fatto disdetta della mia rete telefonica, e quindi come faccio a richiedere il rimborso della fatturazione 28 giorni? Per questo ci sono gli sportelli Udicon. Magari un consumatore viene nello sportello, noi riusciamo ad indirizzarlo e comunque a fare un'istanza alla società e cercare di poter fargli rimborsare tutto quello che comunque aveva pagato nella fatturazione 28 giorni e non era dovuto. Più. Molto bene, guardi, prima con Diamundo parlavo di rete viaria, sì. Guardi, continuiamo sotto questo aspetto, perché poi ne parlavo prima con Nesci, le difficoltà che si hanno, anche i collegamenti eccetera, questo è un aspetto pure abbastanza importante di cui soffriamo. Sì. Noi quotidianamente leggiamo i giornali
leggiamo di aeroporti in sofferenza, sì, di treni che marciano a velocità non certo spedita, sì, tutt'altro. Sì, 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 sì. Ecco, un aspetto per volta, intanto i voli. Sì, sì, allora, per i voli non tutti sanno che comunque quando noi subiamo un ritardo di un aereo che comunque a destinazione è atterrato con 3 ore di ritardo, potremmo fare comunque un reclamo per chiedere un indennizzo per il ritardo subito. Sì. Un'altra problematica che si potrebbe incontrare è con lo smarrimento del bagaglio, certo, il volo, certo, cancellato. Certo. Sono tutte problematiche indennizzabili dalla società, in cui se si vuole rivolgere comunque ai nostri sportelli faremo comunque delle istanze alla società per sì, cercare. Spesso capita che uno è costretto a rimanere in qualche città europea, ecco, eccetera, per anche un giorno, voglio dire, aspettare insomma che ci sia il volo magari, certo, il giorno dopo, certo, con costi imprevisti, sì, da cioè, sopportare. La società comunque, le compagnie aeree comunque dovrebbero fornire pasti, tipo dovrebbero fornire l'albergo, tutto l'albergo, il trasporto dall'aeroporto all'albergo. Questo in ogni caso devono fornirlo, sì, però dobbiamo stare attenti perché alcune volte noi magari ci capita nei nostri sportelli di sentire sì, ho fatto il ritardo aereo, il volo è stato cancellato ma non mi hanno rimborsato niente. Quello bisogna stare attento perché comunque le compagnie aeree non sono tenute a rimborsare nel caso in cui ci fosse un maltempo, che sono eventi eccezionali, scioperi, che comunque la società aerea non può mettere in calendarizzazione. Guardi, quello non può programmare. Mi rendo conto dell'enorme utilità che ha un'associazione qual è la vostra, perché io ripeto, anche a proposito di quello che dicevo prima, arriva una bolletta un po' più gonfiata, eccetera, eccetera, uno proprio per evitare problematiche, dispendio di tempo, eccetera, eccetera. Però se uno sa che c'è chi aiuta, certo, uno sportello, insomma, allora è portato a fare. È più tranquillo. Certo, un'azione, ecco, quindi in questo senso ecco appunto il valore che possiede l'associazione. E invece per quanto riguarda Trenitalia, treni? Per quanto riguarda treni, Trenitalia, un po' di casistiche? Tante casistiche, perché non sappiamo che lì, comunque facendo un ritardo, per esempio, subendo un ritardo tra i 30 e i 59 minuti, abbiamo diritto ad un bonus del 25% del prezzo pagato del biglietto. Se il ritardo aumenta, va dai 59 ai 120 minuti, potremmo comunque richiedere un indennizzo addirittura per ritardo subito. Ma comunque le problematiche non sono solo queste, sono comunque aria condizionata bassa, si potrebbe fare reclamo perché dà fastidio, è una situazione comunque di disagio nel viaggio. Non è considerata per nulla. Non viene proprio considerata alcune volte. Sì. Sono quante molte volte è capitato insomma di soffrire d'estate o di morire di freddo d'inverno, perfetto, è vero. E il tutto questo si può fare, non si sa, ma si può fare direttamente tramite il sito Trenitalia, c'è proprio un'area riservata con proprio l'apposita finestra per fare il reclamo, certo. Però noi potremmo anche ricevere una risposta non soddisfacente, non riceverla proprio da Trenitalia. Lì si apre la conciliazione paritetica, che comunque è una procedura che fa il conciliatore Trenitalia, un conciliatore della nostra associazione, certo, tramite un protocollo d'intesa, discutono della problematica e cercano di risolverla bonariamente, quindi far ricevere all'assistito, al consumatore, certo, certo, un rimborso, quello che gli spetta. Abbiamo fatto soltanto qualche esempio, abbiamo preso qualche tematica, ecco, però importante in questa sede, mi aiuti a dire, Domenico Rottura, è far conoscere la gente della presenza. Noi siamo qui, certo, appunto, la società Udico si presenta perché è importante, perché noi insomma nel nostro immaginario al giorno d'oggi abbiamo questa fobia, no? Certo. Come se dovessimo avere un tascabile, il manuale, l'avvocato portabile, certo, come dire, tascabile, ecco, perché abbiamo infinite insidie se ci spostiamo nel consumo, andare a fare la spesa, nel viaggiare, ecco, nell'ambiente, in varie utenze, eccetera, eccetera. Quindi sapere che c'è uno sportello amico che ci sostiene è importante. Noi siamo qui per dire alla gente la presenza e magari torniamo, perché ovviamente a quanti più possibile è bene che si dica di questa enorme opportunità di cui è possibile godere. Io ringrazio Domenico Rottura, responsabile organizzativo Udicon. Abbiamo conosciuto soltanto qualche soggetto, sì, responsabile a livello regionale, poi contiamo in altre occasioni di conoscere altri rappresentanti e quindi di allargare la sfera e dire un po' quanta presenza c'è, perché ovviamente più si va
va avanti, certo, più ci si radica, vero, nel territorio, sì, sì, vero? Sì, sì, sì. Infatti, ecco, passi da gigante sono stati compiuti negli ultimi tempi. Ringrazio Rottura. Grazie. Adesso altra clip su altre problematiche di stretta attualità, di quotidiana, insomma, insidia, e poi abbiamo il proprio responsabile provinciale, Pasquale Volzo, in chiusura. Grazie, grazie mille. Clip. Vincenzo Paldino, prima puntata oggi di questo spazio che sa, con un format già consolidato insieme a Udicon, per parlare di diritti di consumatori. Prima di entrare nel merito dell'argomento di oggi, facciamo un passo indietro e parliamo e presentiamo l'Udicon, chi è e cosa fa. Dunque, intanto saluto i lettori delle presse, in questo caso i videolettori. L'Udicon è un'associazione dei consumatori riconosciuta a livello nazionale, scritta al CNCU e al Comitato Regionale per l'Emilia-Romagna per i consumatori e gli utenti, e appunto è una delle associazioni più attive a livello regionale per quanto riguarda le materie consumeristiche. Noi ci occupiamo sia di tutelare in maniera individuale i cittadini per quello che riguardano le singole problematiche nei rapporti con gli operatori telefonici, con gli operatori che riguardano l'autorità per l'energia e il gas, tutte le problematiche riguardano comunemente, diciamo, l'aspetto della telefonia, del gas, della luce, ma anche l'acquisto di beni e servizi, problematiche con amministrazioni pubbliche, tutto quello che riguarda la materia individuale. E poi facciamo una grande opera di sensibilizzazione. Questa è importantissima perché andiamo nelle scuole, abbiamo fatto un grosso evento anche a Modena a marzo per quanto concerne l'inquinamento, ci occupiamo di temi della salute, della tutela dell'ambiente, del bullismo, del cyberbullismo, della ludopatia, tutti i temi che afferiscono la vita dei giovani e meno giovani. E questi, diciamo, questa attività di sensibilizzazione è molto sentita dall'associazione perché ci consente di poter arrivare a tutti i cittadini in modo, diciamo così, anche attraverso modalità che possono sembrare semplici. Noi siamo andati nelle scuole, abbiamo portato la radio nelle scuole, abbiamo parlato di materia consumeristica in questo modo, cercando di trovare un format che possa essere più leggero, ad esempio per gli alunni, che possa però far arrivare anche ai genitori quella che è la materia del consumerismo. La? Sì. Eccoci, abbiamo l'ultima parte con proprio il responsabile provinciale Pasquale Volzo, che conosciamo benissimo, almeno da questi schermi, è stato più volte protagonista per vari aspetti, sport e quant'altro, politica eccetera eccetera, ma parliamo di associazione Udicon questa sera strettamente, e anche della sua nomina. Allora, quando è stato nominato responsabile provinciale, che faccia ha fatto, quali salti di gioia eccetera eccetera? Ma io ringrazio, e per lei è una cosa, insomma, di enorme prestigio. Certo, sì, sicuramente, ma io ringrazio il presidente Nesci di avermi investito di questo grande onore e onere nello stesso tempo. Devo dire che ci ho riflettuto quando me ne ha parlato, perché come diceva qualcuno molto più autorevole, qualche un intellettuale, il potere. Abbiamo ora elencato una serie di problemi enormi. Ma qui in questo lembo di terra che si chiama, c'è una meriade enormissimi. Abbiamo un comprensorio, ma ritornando al discorso del consumo, il consumatore, il nemico primo è il consumismo, perché è bombardato da tanti e tali messaggi e viene indotto a consumare prodotti di cui non ha bisogno, e per forza maggiore deve anche ricorrere a finanziamenti. Una volta si ricorreva magari al mutuo, al finanziamento, per poter costruire la casa dei figli. Sì. Oggi, per riuscire magari a tecnologizzare una parte di casa con strumenti che magari non servono, comunque non sono necessari, ebbene si cerca il finanziamento proprio migliore. Sollecitati da sollecitati. Come diceva Pasolini, questa è una cosa che mi sovviene sempre, ci diamo Pasolini, dice: il potere ha bisogno di nuovi sudditi, e il consumatore è questo suddito che si presta
testa più di ogni altro alle pressioni e alle manipolazioni. Certo, ci faccia capire un po' come hanno... Ci diamo il lei televisivo. Il lei televisivo. Allora, come già qualche cenno, qualche esempio ci facevano chi l'ha preceduta, ecco, nel momento in cui ha aperto lo sportello qui a Roccella Ionica... No, Roccella, no, già lo sportello della la sede zonale c'era già. C'era già. Sì, c'era già, diciamo, molto attiva, perché ha raccolto istanze di parecchi, diciamo, consumatori, sì, e quindi assistiti, tra virgolette, che proprio denunciavano situazioni di disagio, sia con le bollette del gas, con le bollette del telefono, con la rete, anche rete elettrica, perché c'è stato il passaggio, sai. Sì, vabbè, comunque, quindi, dal suo osservatorio, ecco, diciamo così. Ma forse questa è la parte, ma forse questo è un, diciamo, è l'aspetto, l'aspetto minore, anche se è il più frequente. Problemi reali sono, l'abbiate già ripetuto. Di cosa in maniera così investito? Ma guarda, secondo me in questo momento c'è un'urgenza della raccolta rifiuti, che grazie a Dio Roccella, diciamo, è esente, perché negli anni è riuscita a sopperire con una lungimirante azione. Esattamente. Però ci sono comuni che purtroppo in questo momento soffrono più di altri, per quanto concerne sia la raccolta dell'indifferenziata, sia la raccolta dell'umido, perché sappiamo che alcune discariche sono state chiuse, sono passati i contratti. I titoli principali proprio in queste giornate. Certo. Caos, certo, rifiuti, caos. Arriva il commissario anche per i rifiuti, certo, eccetera eccetera. Ormai è diventata la regione dei commissari, ci sono più commissari in questa regione che in una che il ministero degli interni, no, che il ministero degli interni, voglio dire, sì. Ecco, quindi perché ormai le cose si gestiscono non più in urgenza ma in emergenza, quindi siamo assediati da una serie di problemi che allora, il vocabolo è questo, sono concatenanti uno, sì, con l'altro, sì, un effetto domino che poi sviluppa una serie di guasti, e i primi, diciamo, a sopperire sono appunto i consumatori, devastanti. Cioè, a livello provinciale? Perché il consumatore è anche un contribuente, sì, e il contribuente, cioè, paga per servizi che devono essere fruibili, e i servizi primari, uno dei servizi primari di fruibili sono per esempio i servizi sanitari. Senta, e anche qui purtroppo dobbiamo denunciare grossi carenze. Il problema con Yamu, con Rottura, abbiamo visto un po' le attività, quali sono, perché poi sono simili, no? In tutto il territorio nazionale ci sono le direttive, gli orientamenti, gli indirizzi, eccetera, eccetera, ma ovviamente non si può fare tutto ovunque, no? Ecco, ad esempio, qui in provincia le attività principali? Ma le attività principali sono quelle, diciamo, da canovaccio, gli appoganzi, una rete viaria che non c'è presenta i problemi di una rete viaria, il problema della distribuzione idrica che in alcune parti, diciamo, difficile, allora è un problema che riguarda appunto il problema delle bollette dell'acqua, il problema della raccolta dei rifiuti è un problema che deve essere anche questo sanato, ma ritorno al problema, diciamo, della fruibilità dei servizi sanitari con il problema dell'ospedale di Locri. Ieri, come si parlava... Guardi, io la guardo e mi viene a pensare che forse il compito più gravoso a livello nazionale è proprio il suo. Alla mia nazionale no, perché no, se no, nel senso, ha le spalle che larghe. Lei è responsabile di un territorio che ha più in questo più, senso, certo, no? questa che è una più problematica, certo, in questo questa, senso. Ma è anche la provincia del presidente. Il presidente su questa provincia vuole investire le migliori energie. Non parlo, diciamo, delle risorse umane, perché io mi sento tra gli ultimi. Però ho questa responsabilità, e insieme, coadiuvato dalla provincia. Unico, ma anche dalle impressioni mondo fatte in trasmissione, cioè, mi sembra, no, che siano le migliori. Sì, senz'altro. Sì. Diciamo, anche in questo il presidente Nesci ha individuato le risorse migliori, e io mi sento garantito, sì, perché con Nico Iomundo e con Domenico Rottura si può fare veramente un ottimo lavoro. Ritengo di dover essere coadiuvato poi nell'azione che dispiegheremo su tutto il, sì, territorio, sì, in maniera sempre in presenza da parte loro. Noi stiamo fungendo questa sera da cassa di risonanza, perché l'associazione esiste da diverso tempo, le diceva, però bisogna farsi sempre più conoscere. Non guasta mai, non è mai sufficiente, perché dobbiamo arrivare all'orecchio
e all'occhio di tutti, certo, perché tutti hanno bisogno di qualcosa, certo. Ma appena, allora, la mattina appena esci di casa devi difendere qualcuno, sì, e devi difenderti da qualcuno. Quindi nel momento in cui esci già di casa, inizi a consumare un cornetto, consumi un cappuccino, consumi l'energia elettrica appena ti appresti ad entrare in ufficio, certo. Cioè è un consumo continuo, certo. Ecco. E questi sono, diciamo, i consumi di prima necessità. Poi c'è anche il superfluo, e poi ci sono, diciamo, queste pubblicità ingannevoli, diciamo, il mercato che si sviluppa anche attraverso, diciamo, certo, social, certo, e quant'altro, certo. E poi c'è un grande problema. C'è un grande problema, certo. il digital divide, mm-hmm. Cioè praticamente non tutti quanti hanno l'accesso digitale, e se anche gli anziani ora sono costretti a dover magari a pagare una bolletta attraverso il telefonino, lo smartphone, ecco che qui, diciamo, scoppia veramente il caos, come sta succedendo a Reggio per alcune, certo, per le tariffe, ecco, ad esempio, come, sì, si, fa, come si fa, come si fa, come si fa, ecco, non siamo esistenziali, già noi, ecco, non siamo figli di noi, una persona anziana di una certa età che vorrebbe stare tranquilla, a una certa età uno vuole stare tranquillo, godersi la pensione, ma perché non è figlia di una generazione tecnologica, quindi a certe denuncia alcune difficoltà, alcune ritardi, allora, e in questo le amministrazioni dovrebbero essere più oculate e comunque, ecco, interagire magari con le associazioni, e qui magari che la prevenzione, l'azione della prevenzione che è a carico delle associazioni, per dire guardate, aspettiamo un momento, facciamo il punto, certo, della situazione, vediamo chi è nelle possibilità di poter accedere e fare il pagamento magari attraverso lo smartphone, e chi invece dovrà ricorrere al metodo tradizionale. Abbiamo, è come la carta, certo, la carta moneta, la vecchia e la nuova che sostituisce la vecchia, però la vecchia va accompagnata piano piano, diciamo, ad esaurirsi, certo, ecco, nel modo abbiamo più, ripetuto, più stra-ripetuto tantissime volte, insomma, che qui, insomma, qualche attività, qualche esempio abbiamo fatto, ma l'importante è pubblicizzare la presenza del Ludicon. Vogliamo così figurativamente lanciare uno spot, lo faccia lei così con le sue parole, dire della presenza del Ludicon, ma Ludicon a fianco di ognuno, ovunque. Ovunque e comunque. E comunque. Ovunque e comunque, sempre a fianco del consumatore, in tutti i momenti della sua quotidianità, dai più piccoli fino ai più grandi, proprio perché si nasce già consumatori e si diventa contribuenti. Guardi, credo che sia ovviamente anche la vostra esigenza, ma guardi, dopo tutto quello che si è detto, ancora di più, e anche la nostra, ripeto, io qui sono in doppia veste di cronista, di consumatore, certo, e fruitore di servizi pubblici e privati. Grazie a Pasquale Avozzo, responsabile provinciale, a chi l'ha preceduto, certo, al presidente nazionale Nesci, e a presto vederci, a presto sentirci, cioè, senz'altro, sarà utile farlo. Senz'altro, certo, senz'altro. A domani con 60 News, buonasera. Grazie, buonasera. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144.